Questo libro non lo compro. È capitato nelle ultime ore un fatto per me spiacevole. È uscito il libro di una mia cara amica, una persona a cui sono molto affezionato e che stimo, che scrive non bene, benissimo, estremamente intelligente, ma non ho potuto comprare il libro. Antefatto. I motivi per cui uno di solito non compra un libro possono essere i più svariati, d'accordo? C'è chi non compra un libro perché dice no, non è il genere che mi interessa leggere. C'è chi non compra il libro perché la copertina non gli piace. C'è chi non compra il libro perché gli sta sul cazzo l'autore. Motivi, come vedete, sono tantissimi. Io considero chi non compra il libro per il genere, una persona, pur avendo legittimamente ragione, è una persona limitata, no? Cioè, magari te ne parlano bene, le recensioni sono ottime, aprila quella cazzo di capoccia, magari può essere qualcosa di interessante. Considero chi non compra un libro perché la copertina non gli piace, anche in quel caso è una persona molto limitata, no? Praticamente lascia stare la copertina, il contenuto è quello che conta, la copertina in fondo è un'illusione ottica, per attrarti, magari non è il tipo di illusione che ti piace, ma magari il testo è carino. Considero poi un cretino chi non compra il libro perché gli sta sul cazzo l'autore. Quello veramente è un reietto, un gretto, no? Perché se così stessero le cose, uno come me, in particolar modo, si sarebbe dovuto perdere quel genio di Céline. Se non sapete chi è Céline, andatevelo a studiare perché vi fa bene. Allora, siccome il libro in questione è scritto da un'autrice che mi sta simpatica e so oltretutto essere estremamente brava. Ha una copertina per me carinissima e in più il genere mi interessa perché è distopia. Perché non l'ho potuto comprare? Per un discorso culturale nel quale l'autrice in questione non la questiono. La casa editrice in questione prende e pubblica un post nel quale dice che state pronti, nelle prossime ore uscirà il libro di potete già prenotarlo. Io inizialmente non ci ho fatto caso, poi sono andato a leggere. Era pieno di sva. Vi linko qua, da qualche parte ci ho fatto proprio un video a proposito. Sarebbe quella lì al contrario, che è il simbolo dell'anticultura gender, di un certo tipo di idiozia che si vuole riallacciare alla sinistra, ma con la sinistra non c'entra niente, e che in pratica rappresenta l'omicidio premeditato e giustificato della lingua italiana. Sarebbe quel simbolino che dovrebbe rispettare le cosiddette minoranze. Siccome tra chi legge un post ci possono essere anche delle femmine, come ci possono essere dei maschi, come ci può essere, poi quello lì, caso psichiatrico, chi non si sente che è maschio e femmina, allora mettiamo la spa, non offendiamo nessuno. Questa è quella non cultura che portano avanti gente come la Murgia e non solo la Murgia, no? Quella non cultura portata avanti dall'idiozia del femminismo 2.0, no? Quella non cultura portata avanti da Letta, che proprio stiamo dicendo Letta. Quando ho visto questa spa, ho preso e ho scritto alla casa editrice. Ho detto scusami, ma questo simbolino del Chezzo è stato messo perché c'è qualche riferimento del romanzo che io non so, il che sarebbe accettabilissimo perché magari l'hai fatto perché il romanzo tratta pure questo tema, oppure una scelta proprio editoriale. Casa editrice mi ha risposto molto onestamente: no, guarda, è una scelta editoriale per essere più inclusivi. Ora, io poi li ho mandati elegantemente a fanculo e elegantemente gli ho detto: non comprerò mai più un vostro libro, a dire il vero non ho neanche uno loro e me ne vanto, e non potrò comprare il libro della mia amica. Perché? Primo, questa gente non sa neanche da dove deriva la parola schwa, che poi è lo schwa, non è la schwa, che deriva dall'ebraico. La parola originale ebraica, tra virgolette, vuol dire niente, nessuno, zero, cosa, non sono terminologie belle, no? Da affibbiare alla famosa inclusività, ma lasciamo stare queste sue sciocchezze. Ma io non posso dare i miei soldi
ha una casa editrice che, come qualsiasi casa editrice, dovrebbe essere il baluardo, il nume tutelare, il crociato, il difensore estremo della nostra lingua, e invece di difendere la nostra lingua, la lingua della nostra storia, che vuol dire anche la nostra cultura, difende l'idiozia della finta evoluzione della cancel culture. I soldi col cazzo che glieli do. Vedete, se addirittura uno dei miei scrittori preferiti in assoluto tra i contemporanei, Aldo Busi, no? Insegna che i libri sono un bene superfluo. Questo libro, in questo caso, per quanto mi dispiaccia, come tutte le produzioni di questa casa editrice, è un libro superfluo, di cui non faccio il nome. Non perché abbia paura di qualcosa, perché sto difendendo le mie opinioni e me la giocherei in tribunale e vediamo poi chi vince. Ma non lo faccio per non fare pubblicità a questa gente. E lo sapete perché? Perché poi noi siamo amanti del macabro e la gente, per curiosità, andrebbe a vedere il sito di questa casa editrice, cioè, le darebbe visibilità. Invece io col cazzo che ve la do visibilità. Ok? Mando un messaggio nella nostra comunità di Libri di Sangue, perché non sono io Libri di Sangue, siamo tutti Libri di Sangue, perché la gente rifletta. Uno scrittore, un comunicatore, una casa editrice hanno un sacrosanto compito: difendere l'ABC della propria cultura e della propria lingua. Già gli scrittori in Italia nel 99% dei casi sono dei poveri disgraziati vanagloriosi che pubblicano il libro solo per esaltare il proprio ego. Ma fortunatamente c'è quell'1% di scrittori che portano avanti dei discorsi intellettuali. Carmelo Bene disse una volta, e poi chiudo, che la cosa che sta distruggendo l'arte in Italia, l'arte intesa in qualsiasi sua forma, lui si riferiva al teatro come si riferiva alla narrativa, è il subdolo pensiero politico che sta dietro a alcune azioni. Io all'epoca non volli credere, e invece aveva ragione. Questo libro non lo compro. Fatemi sapere sotto cosa ne pensate, sono esagerato o ho ragione, ditemelo voi. Tanti like, tante iscrizioni, un bacione a Pippo Non Inclusivity Pontis, e noi ci vediamo alla prossima.